Te che cosa è successo? Niente, stamattina ci siamo accorti che il fiume antistante alle nostre abitazioni era straripato e iniziava a cadere acqua, ad uscire una forte quantità di acqua. Ci siamo allertati, il tempo di mettere in sicurezza le auto e niente, abbiamo chiamato i vigili che tardavano a venire perché dicevano che si stavano organizzando con dei mezzi predisposti a questo tipo di intervento, visto che comunque non si trattava di un incendio. E dopo un bel po' di tempo sono arrivati i vigili, ma sono arrivati con due macchine di servizio, quella normale, quella per gli incendi, e impossibilità di addentrare perché ormai l'acqua era salita di livello e il tempo che si organizzavano e il tutto, e niente, c'era una persona che era rimasta ancora all'interno, una persona anziana che non riusciva a raggiungere, loro non potevano andare. Noi avevamo gli animali, il cane, i gatti e tutto dentro e niente, alla fine io mi sono deciso e ho attraversato io a nuoto, diciamo così, per almeno recuperare il cane. Lo stato attuale, vedo che si parlano, si guardano, si girano attorno, ma interventi concreti nessuno li fa. Fortunatamente persone umane e fisiche siamo riusciti a metterci in salvo, però le abitazioni è tutto distrutto. Questo non è la prima volta. No, è successo già tantissimi anni fa che io so, sono stati fatti anche dei lavori per rifare i bordi del fiume, però non lo so, sono stati fatti male, se qualcosa non è andato. Comunque spesso è successo una situazione del genere. Oggi c'è stato l'eccesso, c'è stato l'irreparabile. Noi siamo qui, siamo bagnati, senza abiti, senza poter prendere niente e loro sono lì che guardano ancora e non sanno nemmeno che cosa fare. Noi vi vediamo terrorizzati ma soprattutto esasperati. Sì, esasperati perché non ce l'aspettavamo di iniziare un anno in questo modo. Almeno per quello che ci riguarda abbiamo perso tutto perché in casa galleggia mobili, TV, tutto, elettrodomestici, e tutto che galleggia. Ormai l'acqua è più di un metro e mezzo che è arrivata ad ora e continua a salire perché poi comunque non è stato fermato il flusso del fiume. Ma le istituzioni, il comune, ma sono presenti? Al momento non lo so, ma penso che in queste situazioni, almeno per questo problema che già in precedenza c'era una recidiva, bisognava avere un piano pronto nell'attuare nel momento in cui succedeva quello che è successo. Però ormai da quel che si vedo già loro che sono anche impreparati, non sanno. La squadra dei vigili che è arrivata diceva che non era di qua, veniva da Napoli perché non avevano i mezzi. Comunque mentre il medico studiava, il malato stava morendo. E questo è il problema.